Qual è il contrappeso rispetto ad una diminuzione oggettiva di alcune competenze delle regioni? Da un lato la possibilità invece di riconoscere alle regioni più virtuose e più capaci maggiori margini di autonomia, quindi l'attribuzione di alcune competenze ad alcune regioni, ma in modo selettivo, in modo differenziato. Quindi se ci sono, per esempio, delle regioni più capaci dello Stato di gestire, non so, le politiche attive per il lavoro, può esserci un'attribuzione in materia di politiche attive del lavoro ad una singola regione che magari ha dimostrato di essere più capace di correre più veloce. L'altro elemento di equilibrio e di armonia sta nella composizione del nuovo Senato, perché è vero che le regioni perdono in parte alcune competenze legislative, ma è altrettanto vero che i rappresentanti delle regioni e in misura ridotta anche dei comuni, quindi delle istituzioni territoriali, saranno presenti nel nuovo Senato e potranno in alcuni casi avere la stessa competenza della Camera, nell'altro proporre delle modifiche. È vero, la Camera ha l'ultima parola, perché è la Camera che è legata al rapporto di fiducia ed è eletta dai cittadini direttamente, ma io credo che un Senato in cui, a mio avviso, siederanno i presidenti delle regioni avrà un'autorevolezza e una forza politica anche per cercare su alcuni temi di far sentire la propria voce. Quindi c'è un'armonia nel disegno ed è il motivo, e concludo, per cui secondo me non potevamo immaginare una riforma che fosse per parti separate.